Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go. Don't you stay with my blue suede shoes. But you can do anything, but they over my blue suede shoes. You can knock me down, step on my face, slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do, but I'm gonna lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but they all for my blue suede shoes. Rock it! Graffiti! E parto subito a spiegare che cos'è Fammi Sognare Europa. Anzi, forse è meglio dire un secondo che cos'è il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è composto da risorse economiche che vengono dal bilancio dell'Unione Europea, vengono distribuiti alle regioni e le regioni ne realizzano progetti per il lavoro e la formazione, aumentare i posti di lavoro, migliorare quelli esistenti. Noi, la Regione Umbria, per primi in Europa e unici insieme alla Regione Sardegna che abbiamo coinvolto, e loro devo dire si sono lasciati coinvolgere molto volentieri, siamo gli unici che fanno l'attività annuale in forma di spettacolo. Per un saluto rapido dell'istituzione abbiamo la competente ma anche affascinante vicepresidente della giunta regionale Carla Casciari. Vi porto i saluti della giunta tutta, della presidente Catiuscia Marini che non è potuta essere qui e vi ringrazio per essere venuti così numerosi. Ci tenevamo molto che questo, diciamo, evento colpisse nel segno. Siamo una regione che, come qualcuno ha definito virtuosa nello spendere i fondi comunitari. Siamo in procinto di partire con la nuova programmazione comunitaria, quella 2014-2020, e quindi vorremmo veramente ancora di più essere vicini a chi poi usufruisce di questi percorsi. E adesso entriamo nel vivo con i primi quattro video in gara. Orfini Foligno, classe quinta SS, di Che Sogno Sei? Ansuini Giannò Oscia, Soro Cantini, conduce la professoressa Rita Mancini. Liceo Alessi, quarta e facciamoci sentire! Brocucci, Bucaioni, Letizia, Neri, Vascelli. Rasetti Rosselli, quarta A, Ite, It Was All a Dream. Cavallucci, Cortés, De Rosa, Naso, Serrapica, professoressa Marina Pericoli a guidare il gruppo. Uiteta Capitini, quarto A, Cat, Equality, Unity, Reciprocal Respect. Europe, Alunni, Cerquaglia, Cinti, Ciampoletti, Marinacci, Ciribilli. A questo punto abbiamo il momento che noi abbiamo battezzato l'Umbria il Talent O, perché su questo palco si avvicenderanno artisti umbri o legati all'Umbria che hanno partecipato a talent show. Il primo che apre questa lunga serie di prestigiose esibizioni è Nicola Gargaglia. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Whoa, 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 whoa. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Whoa, whoa. Parleremo del Fondo Sociale Europeo alla maniera nostra, della Regione Umbria, sempre un po' particolare. Sigla! Alex! Federica! Annalisa!
al gong, hai 2 minuti. Io rappresento il progetto Brainback, che è un progetto promosso dall'AUR, l'Agenzia Umbria Ricerche, in collaborazione con l'AIRE, che è l'Associazione Italiani Residenti All'Estero. Ho avuto conoscenza di questo corso grazie al sito della Regione Umbria e, avendo superato le selezioni, è iniziata questa incredibile esperienza. Love Italy è l'etichetta con cui si descrive il progetto che ha permesso a me e altri 14 miei colleghi di prendere la qualifica professionale come esperto nella promozione e diffusione della lingua e cultura italiana. Questi sono gli awards del Fondo Sociale Europeo, c'erano 3 nomination. Quale progetto vincerà la categoria mobilità? E adesso votate! Fatto! Con 49% vince Impresa Europa. A questo punto io chiamo sul palco per la premiazione la dottoressa Sabrina Paolini. Chi passa il turno? E quindi abbiamo Impresa ed Europa. Premiamo anche l'ente attuatore, Villa Umbra, SEU, come lo dobbiamo dire? SEU, e quindi arrivi il trofeo. Non posso fare altro che ringraziare chiaramente i giovani che hanno dato il loro favore a questo nostro progetto. Speriamo ovviamente che questo tipo di iniziative possano sempre continuare. Il SEU Servizio Europa, insomma, è ormai, l'anno prossimo festeggerà 25 anni di attività e ormai abbiamo mandato in giro per l'Europa più di 300 ragazzi. E quindi, insomma, formiamo una bella comunità di professionisti. E adesso, signori, siamo al secondo set di video. ITTS Alessandro Volta, Perugia, classe 5 ANIF. Poi mi spiegate che è ANIF. Europe is happy. Ferracci, Placidi, Bracconi, Rosati, Boldrini, professoressa Daniela Urbani. E adesso ITETA, Capitini, Vittorio Emanuele II, Perugia, classe 5C, AFM, A Taste of Europe. Caruso, Jacobi, Mosca, Pirilli, Vasilita, Maria Rita, Angelucci. Iscaur, Marconi, Pascal, Perugia, classe 3A, Europe is a land of opportunities, but you have to work hard and try. Carloncelli, Capitanucci, Dionigi, Gentili, Mosca, professoressa Vania Battistoni. E questo era il secondo set di video. A questo punto abbiamo di nuovo un momento di spettacolo. Facciamo un bel applauso alla nostra Annalisa Baldi. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. I was in the light and the more it gets down. I'm gonna give you my heart. E a questo punto abbiamo la seconda categoria. Entri Marco Matteucci. Grazie. Marco Matteucci, bravo, così ti voglio. Vai. Immaginate due grattacieli che si abbracciano come fratelli contro ogni guerra. Immaginate un'intera città colorata con i colori di una tela di Van Gogh. Questo è Enterprise Business Game, un progetto di simulazione di impresa che ha coinvolto migliaia di ragazzi e professori di tutta Europa. Sai giocare, provincia di Perugia. Un applauso. Allora, Said è stato doppiamente gentile perché qui ci doveva essere una ragazza che aveva partecipato al progetto Eures. Caro Said. Eures, European Employment Service, è la rete dei servizi per impiego di tutta l'Unione Europea e non solo. Ogni giorno lavorano affinché su un portale unico europeo siano presenti e visibili oltre 1.500.000 curriculum, i vostri e molti giovani come voi in tutta l'Europa, centinaia e migliaia di offerte di lavoro da parte delle aziende che cercano un candidato migliore.
Ni hao. Sono Valentina Franzoni e la mia storia inizia a maggio del 2011 al Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia. Ci siamo occupati di interfacce, di dispositivi mobili innovativi, in particolare di usabilità per l'apprendimento. Votate! Votato? Ha vinto a pari! A questo punto lo spareggio coi voti. Intanto ringraziamo Valentina che rimane qui da noi e adesso di nuovo. Eures! Io chiamo sul palco Luigi Rossetti, coordinatore area impresa e lavoro. E allora il nostro primo concorrente, Said. Ecco a voi sul palco Vincenzo Durevole, mix Chissas Chissas Maria. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Ci sarebbe dovuto essere in questa categoria inclusione sociale un concorrente che avrebbe dovuto rappresentare un bellissimo progetto Speaking European, ma la paura da palco l'ha bloccato e quindi ha detto: io non me la sento. Chiara Ceccarelli! Chiara Ceccarelli, Piazza Pertini, giovanissima, sono convinta che sia abbastanza, come dire, agitata, però ce l'ha fatta. Paola Tardioli, buoni dentro! Sono Chiara e sarò Chiara. Dai, imbastisci e cuci, abbiamo creato un gruppo di amici. Dalla piazza verso in città, con tanta esperienza, con tanta fiducia e nelle mie capacità. Quanti genitori vi dicono: ragazzi, non fate tardi la sera, attenzione alle compagnie che frequentate, o quando gli insegnanti a scuola vi dicono: impegnatevi, o che barba. Però attenzione ragazzi, perché vedete, si finisce qua, questo è un carcere, io lo posso testimoniare, ma grazie al progetto Buoni Dentro ti può dare una seconda possibilità. Come vedete, due storie che ci vuole coraggio a dirle, in entrambi i casi ce l'hanno fatta, si sono rialzate e hanno una nuova vita. Questo grazie al Fondo Sociale Europeo e grazie alle persone che sono. Pronti, partenza? Oh, grazie. Oh, è bellissimo. Vi è piaciuto l'accappatoio verde, perché quindi ce l'hanno votato. Chiamo il dottor Lucio Caporizzi, direttore area programmazione, innovazione e competitività nell'Umbria, nonché, lo dico sempre, il mio capo. A questo punto chiamiamo Luca Verdolini di Frontiera Lavoro per ricevere il trofeo. Questo è un premio che va condiviso con tutti i colleghi di Frontiera Lavoro e soprattutto con il personale dell'amministrazione penitenziaria. È un ulteriore stimolo ovviamente a migliorare ulteriormente le attività che noi realizziamo all'interno del nuovo complesso penitenziario di Perugia. Dico solo due parole. Due. Solo due, per ringraziare Mara che riesce ogni volta a stupirci con quello che riesce a organizzare e combinare. Grazie. Grazie Mara. Grazie a voi, grazie a tutti e grazie anche a te Lucio. Nicola Gargaglia con Man in the Mirror. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.
set di video. I TTS Alessandro Volta Perugia classe 4AI Europe Changes Your Life. Alberetti Carfagna De Angelis Paparelli Raichini, professoressa Daniela Urbani. ISA Mazzatinti Gubbio classe 4CLS. Fondo Sociale Europeo, un'opportunità in più per il nostro futuro. Mariani Ambrogi Palermi Ruspi, professoressa Maria Teresa Rughi. Istituto Alberghiero Assisi, classe 5A Sala, Sognando l'Europa, Angeloni, Cebanca, Stagna, Colpira, Noris, Ciani. Chiamo sul palco il dottor Luigi Rossetti, coordinatore area impresa lavoro della Regione Umbria. Allora, caro Luigi, garanzia giovani. Un'opportunità molto importante perché 1,5 miliardi di euro sono destinati all'Italia. Di questi circa 22.800.000 in Umbria. Sì, dicevamo, il primo passo è quello formale, una adesione in termini tecnici, che però abbiamo cercato di rendere easy, facile per tutti i giovani, e quindi si può accedere da un sito internet e quindi si entra in una banca dati sostanzialmente che viene gestita attraverso una chiamata, una call che vi verrà fatta dai centri per l'impiego, entrare in questo percorso anche al termine dell'istruzione superiore. Quindi attenzione a quello che succede e alla comunicazione che faremo, che stiamo facendo, che faremo anche in futuro, proprio per rappresentarvi le opportunità che sono di garanzia giovani. Questo è il simbolo che dovete, ricordarvi. Cosa offre il programma? Se hai meno di 18 anni, appunto, e non sei formalmente iscritto a un percorso di istruzione, puoi ottenere una qualifica professionale. Se hai più di 18 anni invece aumentano le possibilità. L'opportunità, come vedete nella slide, di poter attivare fin da subito tutta una serie di attività. Nessuno viene a cercare, ovviamente, il vostro futuro dipende da voi. E penso che sia il vostro futuro e anche il nostro futuro dipende dalle scelte che farete e da come noi, peraltro, riusciremo a mettervi in condizione di fare al meglio queste scelte. E abbiamo buonasera signorina. Buonasera, signorina, buonasera. With the mountains and the sun come into sight. Why that little jeweler shop will stop and linger. Let me buy the wedding ring for your finger. Dobbiamo decidere qual è, secondo voi giovani, il progetto best of the best. Allora a questo punto di nuovo un appello, perché dovrebbero votare Imprese Lavoro? Perché la meritocrazia può ancora portarci lontano. Perché se il mio ufficio funzionasse a pieno regime, tutti quei vorrei potrebbero essere realizzati. Perché ti dà la seconda possibilità di cambiare vita e di essere in positivo per la società, per essere una persona positiva. Uno, se volete Imprese in Europa. Due, abbassate, se volete Eures. Tre, se volete Buoni Dentro. Oh, signori, a questo punto io farei salire il direttore Lucio Caporizzi. Primo classificato, best of the best, Eures. Le foto su tutti i giornali, il quinto set dei video in concorso. Liceo Pieralli, Perugia, classe terza H, FSE Futuro senza emarginazioni, Baglioni, Ragni, Ricci, Riganelli, Vinti, professoressa Rita Ambrosi. Salvatorelli, Moneta, Marciano, classe 4B, secondo round. Chiodi, Soccolini, Cavalletti, Rivecci, Susta, Patrizia Artegiani. Jacopone Latodi, classe 4L, A Better Europe for the Future. Antonini, Mannaioli, Tacchio, professoressa Donatella Calamita. Isa Casagrande, Terni, classe 5L, Il nostro futuro. Autori Vacca Patrizi, professoressa Paola Farinosa. Jacopone da Todi, ovviamente Todi, 4CLS, All Together Around Europe.
Prete Rossi, Napa Daica, Fodo Rossi, professoressa Barbara Bragetta, Galileo Galilei Perugia, classe quarta D, Open My Eyes Europe, McNeil, Brecchetti, Burini, Bonciarelli, Cristofani, professoressa Daniela Ambrosi. E adesso un momento di intensa passione. Strange, I've seen the face before. Door, like a hawk sitting for the prey, like the night waiting for the day. Adesso è il momento della valutazione. Voi avete ricevuto una penna e una scheda. Vogliamo sapere cosa ne pensi di questa iniziativa. A questo punto io passerei a premiare il contest, il photo contest. La foto prima classificata è... Sofia Piglia Utile, Liceo Alessi, complimenti. Brava. Secondo posto, Liceo Mazzatinti, Lucia Mariani, un abbraccio nel cammino. Al dottor, ecco, il dottor Caporizio lo consegna. La terza foto è... Liceo Alessi, Bucaioni Giorgio. Bravi. Benissimo. Grazie. Esther, sali un attimo. Se vuole salire anche l'insegnante, perché questi saranno i ragazzi con cui chi vincerà andrà a Strasburgo. La squadra che vincerà andrà a Strasburgo. Allora Esther, apri e vai, voglio proprio vedere chi vince. Vince con 139 voti ITS Alessandro Volta Perugia. This is the map of the European Union. It might seem crazy what I'm about to say. Europe is here, you can take a break. It's an express train that can lose the way. With the air full of energy like an hurricane. It goes so happy. Come along and if you feel like Europe is here with you. It goes so happy. Come along and if you feel like Europe is the truth. Come along and if you know what Europe has been to you. Come along and if you feel like the future is here with you. We come bad news, talking this and that. Yeah. Tell me now you're wrong, don't say it again. Yeah. I should probably warn you, we won't waste the time. To you, Europe is the best. Here's why. Come along and if you know. Salvatorelli e Cavour, alla pari. Allora, siccome sono alla pari, mi dispiace, qui ci vuole veramente la moneta. Io vado. Vince l'uomo vitruviano. Allora, il premio per il terzo posto è un buono da 250 euro da spendere in materiali didattici, però guarda chi te lo porta, da spendere in materiali didattici. Adesso la signorina che è già qui in rappresentanza della sua squadra, attendiamo il buono da 500 euro in materiali didattici che verrà consegnato a... Dunque, innanzitutto deve arrivare il buono, che arriva da un gentil signore, vedi, con che bravi. No, 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 faglielo portare da lui, dai, dai, dai. Va bene, glielo da lui, dai, glielo da lui. Bacio. E adesso il primo premio.
Vorrei che salissero i ragazzi della squadra accompagnati dall'insegnante di riferimento. Adesso, insieme agli altri ragazzi che in questo momento purtroppo stanno male, estrarremo un compagno di classe o una compagna di classe che n'ha fatto niente, però se sta qui stasera viene con voi. Allora, il numero 15 è della vostra classe? Romoli Giulia. War action peace. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fire, a little less spark, a little less fire, a little more spark. So I don't know about your heart, I'm gonna satisfy me. Satisfy me. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your sword and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girls, get it, get him set, waiting round. A little less conversation, a little more action, please. All these aggravation ain't satisfaction in me. A little more fun, a little less fun, a little less fun, a little more spark. Cause I'm on and open up your heart. Satisfy me, satisfy me, satisfy me, satisfy me. Annalisa Baldi, Nicola Gargaglia, bravissimi, grazie di essere stati qui, grazie.